Battipaglia ha celebrato il giorno del ricordo, istituito per tenere viva la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. Le celebrazioni hanno visto prima il raduno in piazza Aldo Moro, poi il corteo ha raggiunto piazza Caduti delle Foibe per la deposizione della corona d'alloro e per la benedizione. Un momento di riflessione per non dimenticare un triste episodio della nostra storia recente. Da poco abbiamo avuto la giornata della memoria ricordando l'eccidio degli ebrei, la Shoah, e abbiamo fatto una serie di iniziative a pochi giorni di distanza, il giorno della memoria, perché è un'altra brutta e triste pagina della nostra storia e della storia europea. La eliminazione degli italiani in Dalmazia, a Fiume, a Friuli Venezia Giulia. È una brutta storia perché in entrambi i casi vediamo dove arriva la ferocia umana, insomma non c'è niente di umano probabilmente in tutto quanto è accaduto. Mantenendo viva il ricordo e la memoria, noi dobbiamo, soprattutto nelle giovani generazioni, far capire che cosa, qual è stata la storia che ci siamo lasciati, quale non deve più essere ripercorsa, nonostante queste brutture purtroppo nel mondo attuale ci sono, insomma ci serve da insegnamento per non ritornare in quel triste periodo. Noi comunque oggi mettiamo come d'abitudine la nostra corona, ricordiamo che a Battipaglia abbiamo avuto due persone infoibate. Uno è il fratello di Manzione, quindi, e l'altro è Motta, lo zio di Gerardo Motta, che erano militari, erano poliziotti, stavano lì da poco tempo per lavoro, molto spesso dal sud ti mandavano in Alta Italia e purtroppo si sono trovati in questa situazione. Stiamo intraprendendo le iniziative per continuare nelle scuole perché è lì che bisogna che questa presenza sia sempre manifesta. Un ringraziamento alle amministrazioni che nel corso degli anni hanno voluto questo monumento. Certamente per oltre 50 anni si è taciuto su tutti questi crimini che sono stati commessi contro persone che pagavano per aver giurato fedeltà alle istituzioni del tempo, per le divise che indossavano, per i valori che portavano. Il Presidente della Repubblica Mattarella, lo scorso anno, due anni fa, ha tenuto a fare questa riappacificazione tra due popoli che purtroppo, per motivi strettamente legati alla politica, si sono massacrati a vicenda. E su questi crimini, per oltre 50 anni, una certa parte politica ha completamente taciuto su tutto quello che è stato fatto.